Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno. No, non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. Ma veramente, ragazzi, non ci posso credere. Non ci posso credere. Se la Juve prende questo giocatore, veramente, ragazzi, io alzo bandiera bianca, inizio a svendolarla. In che vedrai? Svendolar bandiera bianca. Perché veramente rappresenta il ridicolo. Il ridicolo. Il ridicolo. Andare ancora a parlare di Isco. Ancora andare a parlare di Isco. Andare a dire che è un giocatore dinamico, che è un giocatore ottimo, un giocatore buono. Ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Ma allora noi lo facciamo apposta. Se non sono giocatori veramente finiti, che con tutto il rispetto quasi invalidi, non sono da Juventus. Ma com'è possibile, ragazzi? Ma ci vuole, ma veramente, ma ci state prendendo per il culo? No, ragazzi, questa no, questa no. Isco, ancora, cioè dopo che si è fatto tutta la sua carriera, si è maciullato, è stato sfruttato, è stato spremuto, è stato fatto, è stato detto. Io dovrei prendere un giocatore del genere e farlo passare come un acquisto sontuoso, ma andate a fanculo! Andate a fanculo tutti quelli che ancora continuano ad esaltare questi acquisti! Ma andate a fare un culo, voi siete veramente il male di questa società. Andate a fare un culo, ora non inizio a dire ma la classe dice, ma quale classe? Ormai è fatto. Ma perché sempre questi giocatori dobbiamo andare a prendere? Anche soltanto pensare. A pensare a un giocatore che ha sempre voluto Allegri, il suo sogno, ma questo non è un sogno, questo è un incubo con Allegri, questo è un incubo. Ma ripeto, pensare a certi acquisti rappresenta la fine. È la fine, ragazzi, è la fine, veramente io ormai non. Io mi sta passando la voglia, ma in una maniera veramente che chiudo tutto, chiudo veramente, no. Non è possibile, cap. Solo pensare, un giocatore sontuoso. Sento dire un giocatore sontuoso. Un giocatore sontuoso. Ormai Isco alla fine è finito, un giocatore finito. Ormai ha finito la sua esperienza con quest'altra società. Ma di che stiamo parlando? Dopo Ramsey, dopo Pogba, dopo Arthur, ancora continuate con questi giocatori che sono ormai. Non è la parabola discendente, ormai sono finiti. Basta, sono finiti. Per cortesia, ma se la vogliamo girare questa pagina su questi acquisti? Ma per favore, è un acquisto che Allegri ha sempre desiderato. No, basta ragazzi, io veramente. Qua c'è veramente. No, ma non è possibile. Ma tu non è che allora non vuoi. Cioè non puoi, tu non vuoi completamente cambiare. Non vuoi cambiare. No, cioè, facciamoci anche 4 anni di contratto, no? Facciamoci un contratto di 4 anni. Ci leghiamo in maniera bella, bella intrinseca. Ci facciamo un bel contratto. Mamma mia. Sono veramente, veramente ormai disgustato da. Ora non dico che la Venus l'ha preso, attenzione, non sto parlando di Venus, ma proprio di quello che sento dire. Attorno, perché la mentalità del tifoso, la mentalità del giornalista, la mentalità che gira attorno a questa società e mi dici, e sento, dice, sento dire giocatore sontuoso. Basta, lasciamo perdere tutto, chiudiamo tutto e basta. Perché non è possibile, ragazzi. Non, un abbraccio, ma se ci ingazzate fino alla fine, forse io.